L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di truffatore. Qui ho appreso la passione per i preti che fanno i TikToker. Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti. Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Disumano. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande incubo. Quello di un'Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della Comunità Europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano. Federico. Depositato Fedez elezioni 2023. Non credo che la minaccia della democrazia venga da Fedez. Ma non perché Fedez è un idiota. Ammettiamo che entri in politica Fedez. Fedez in politica non sarebbe un alleato di Salvini. Fedez gioca con la politica. Anche Salvini imita molto Fedez. E non vorrei sottovalutare Fedez. La moglie invece, Chiara Ferragni, è molto più carina. Per quanto riguarda Fedez. Fedez è all'asta, diciamo. Fedez. 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 Ma poi chi cazzo è Fedez? Vittorio, Fedez in politica, che succede? Bene, bene, beh, un Parlamento pieno di coglioni, ne mancava uno. Primo presidente del Consiglio tatuato. Glielo auguriamo a Fedez di scendere in campo come fece Berlusconi, no? È un'esperienza bella per tutti, anche per Fedez. Vorrei chiederti se ogni qualvolta dovrò discutere con te, devo discutere con un artista o con un politico? Perché lo vorrei capire, perché a me sembri proprio un politico, non sei un artista. Ma non ci credo. Adoro. Servono nuove regole per gli influencer in politica, eh? Ma qua ci sono anch'io, adoro. Ah, il foglio, ecco. Stavamo perdendo il foglio. Adoro. Forse è vero. Sono dovuto stare zitto una settimana. Voi sapete quanto. Cioè, stavo esplodendo. Ok, parliamo un po'. È bastato che io acquistassi un dominio internet, Fedez Elezioni 2023, dominio che però scadeva a novembre 2022. Quindi sarebbe bastato fare una piccola ricerca ai giornalisti per comprendere che era una stronzata. Probabilmente io credo che questa cosa, questa grande trollata, la dica lunga sullo stato di salute della stampa e del giornalismo italiano, perché nonostante tutti fossero consci che fosse una trollata, in qualche modo, per loro era più importante fare finta che fosse vero. E quindi grandi dibattiti, fermiamo l'influencer dalla politica. Adesso vi pubblico il video che mi ha fatto più ridere in assoluto. Direttore del Domani che dice fermiamo l'influencer perché sono pagati da Amazon. Pronti? C'è da ridere. Il direttore di Domani è incontenibile. Servono nuove regole per gli influencer in politica. Sapete perché? Perché questi influencer lavorano con Amazon. Ma no, Stefano Feltri, no, ma cosa, ma come? Comunque, questa settimana mi sono successe delle cose veramente surreali, ma quello che dovete sapere è che ci sarà una campagna elettorale. Da qui fino all'uscita del disco io farò una campagna elettorale finta. Ma d'altronde, quale campagna elettorale non si è poi rivelata finta? Cosa vuol dire campagna elettorale finta? Vuol dire che ho preparato una serie di cartelloni elettorali che vedrete in giro per l'Italia e anche sul mio Instagram, che sono tra i più grotteschi, di cattivo gusto, squallidi e disumani che abbiate mai visto in questo paese, ma non così lontani dalla realtà. Divertiamoci, amici! Woo! Disumano! Piano piano vi racconto bene tutto, però prima ho un messaggio per Beppe Severnini, il giornalista che è stato alla Oxford University. Ho un messaggino per te, caro Beppe. Prima rivediamoci le stronzate che hai detto e poi ti dico due cosine, va bene? La moglie, invece, Chiara Ferragni, è molto più carina. Severnini, quando gli chiedono di Fedez in politica, risponde: meglio Chiara Ferragni perché è molto più carina.
caro Beppe, ma la Oxford University non ti hanno insegnato che la bellezza per una donna non è un requisito necessario, che rientra nelle sfere di competenze di una donna per entrare in politica, per fare qualsiasi tipo di lavoro? Non te l'hanno insegnato? Comunque è vero, mia moglie è molto più carina, Beppe, ma tu sei proprio un c***o. Mi placo per un pochino perché sono dovuto stare zitto per una settimana, ne ho sentite di ogni e mi devo placare, sennò divento una pazzerella scatenata. Quindi a dopo, disumano, 26 novembre. Invece, per tutti quelli che invece ci hanno creduto seriamente, un po' di politici, un po' di intellettuali, un po' di giornalisti, un po' di commentatori politici, ecco, vi siete appena fatti pigliare per il culo da quello che avete descritto come uno stupidotto con la terza media. Comunque c'è solo un modo per scongiurare il fatto che Fedez scenda in politica. Ed è comprare il suo ultimo album. C'è anche il regalo, la magliettina in edizione limitata di Uniqlo. Voi comprate il disco, io mi tengo impegnato con la musica e non scendo in politica. Linkino! Con la mia first lady! Sarai per sempre la mia first lady! Ta la 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 la!